Orlando Fioriciglio si è confermato campione super welter dell'Europa Unita. Alla settima ripresa ha messo KO il pericoloso spagnolo Ruben Varón. Una vittoria cristallina quella del nostro pugile. Nei sei precedenti round il punteggio era per l'aretino, che già in avvio di combattimento aveva messo giù il madrileno con una bomba sinistra al volto. Forse Varón ha vinto la sola terza ripresa. Alla settima Fioriciglio ha superato se stesso e ha cercato la conclusione anticipata. L'ha raggiunta stringendo l'avversario alle corde e mitragliandolo di colpi. Una esecuzione capolavoro. Da sottolineare che Ruben Varón è pugile di larghissima esperienza e valore. Orlando Fioriciglio con questa splendida vittoria si lancia lontano, come dice anche la rivista specializzata Boxering. La vittoria contro Varón ha regalato anche una seconda cintura a Fioriciglio, quella del titolo vacante WBC International. Equivale a un mondialito e la World Box Council l'ha messa in palio su questo match proprio per l'assoluto valore dei due contendenti. Ci hai dato una soddisfazione mostruosa. Sono contento, avevo fatto Arezzo, sono contento di ringraziarla. Sono contento di dedicarla anche ad Arezzo, questa ennesima vittoria, la città dove sono cresciuto, ho iniziato qui in palestra. Ringrazio chi non c'è più, il mio maestro Calamati, Paolo, che non c'è più, e tutto quello che mi ha insegnato, me l'ha insegnato lui. Rimani con noi perché vogliamo sentire da Nino. Nino, guarda, io dico un grandissimo Orlando, ma un grandissimo avversario, quindi la vittoria di Orlando assume maggior valore, no? Assolutamente, quello era un avversario difficilissimo per il quale temevo che le cose migliori li avrebbe fatte nel seguito del combattimento. Fortunatamente i colpi di Orlando mi hanno rasserenato e messo tranquillo per il resto, perché è andata la benzina, Nino. Ne avevo ancora benzina, perché hai lavorato molto, moltissimo, perché lui si muoveva molto velocemente. Abbiamo esperienza, abbiamo cercato di non lasciare niente al caso. Avete lavorato bene e tu hai ascoltato quello che ti hanno insegnato. Bravo, complimenti.